Non sto a scureggiare, eh. Quando mi muovo su sta poltrona. La notizia, anzi, è più corretto parlare per il momento di indiscrezione. L'indiscrezione che sta sconvolgendo, il mondo del calcio, la Serie A, ma anche l'altro giorno, ovviamente, la Premier League. Perché il fondo PIF, dopo aver acquisito il Newcastle, sarebbe in procinto praticamente di rilevare anche l'Inter di Zhang. E lo ripeto, è per il momento solamente un'indiscrezione di calciomercato, ma già se ne parlava prima dell'acquisto del Newcastle. Ovvio che stamattina i tifosi dell'Inter si saranno svegliati col durello, non lo metto assolutamente in dubbio, mi metto nei loro panni. Ma io sono qui non solo per riportare i fatti, ma anche per commentare con il mio puro e semplice parere personale. Motivo per cui vi saluto immediatamente. Ciao e bella a tutti da me! Vi invito a lasciare una marea di mi piace come sempre, mi raccomando, per supportare i miei contenuti e anzi vi invito a lasciarne tantissimi se volete anche il parere del buon Fabio in merito. Perché lo ripeto, qui parliamo del futuro economico di uno dei club più importanti di Serie A che potrebbe stravolgere tante e tante cose. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Vi ricordo c'ho anche un secondo canale YouTube di calcio parallelo a questo e oggi lì ho pubblicato la simulazione della Champions League. Potete capire chi l'ha vinta su FIFA 22. Andate a recuperare quel video sul secondo canale. C'ho anche un terzo canale YouTube non di calcio se siete interessati. Comunque come sempre basta che passate qui sotto in descrizione oppure se cliccate direttamente qui. Allora, lo ripeto, stiamo parlando di un'indiscrezione, non c'è alcuna ufficialità per il momento in merito. Il PIF, ragazzi miei, fondo, le nonne e le zie, c'hanno una marea di soldi, 50 volte più del proprietario del Manchester City, 10 volte più del Paris Saint-Germain o del proprietario, o viceversa, non me lo ricordo mai. Sta cosa lascia particolarmente a bocca aperta perché nel mondo del calcio stanno entrando degli investitori, ragazzi, che hanno molti, molti più soldi di quelli che hanno un sacco di soldi. E in parte ci siamo già sconvolti all'epoca, no? Qualche anno fa, quando i primi sceicchi sono entrati nel mondo del calcio, no? E hanno dato vita a questi progetti che nel bene o nel male sono arrivati dove siamo arrivati oggi e abbiamo visto a livello economico gli investimenti che sono stati fatti. Ma qui parliamo di molti più soldi e quindi potenzialmente, ragazzi miei, veramente di investimenti 5 per 10 per, no pere, rispetto a quello che finora hanno fatto Paris Saint-Germain e Manchester City. Ed è proprio lì che voglio arrivare, ma vi ripeto, prima voglio leggervi la notizia, la commentiamo insieme e poi mi raccomando, fate attenzione al mio ragionamento. Voglio farvi ragionare su questa cosa. Allora, Inter, il fondo saudita PIF pronto a investire 1 miliardo di euro. Zhang è pronto a cedere il club. Questo è quello che stanno dicendo. Il principe Mohammed bin Salman e il fondo saudita PIF non vogliono limitarsi al Newcastle e secondo il quotidiano Libero sarebbero molto vicini anche a chiudere l'acquisto del pacchetto di maggioranza dell'Inter di Steven Zhang. Operazione da 1 miliardo di euro, ambienti finanziari parlano già di un accordo trovato e di un'accelerata avvenuta in un vertice occorso a metà settembre. Allora, Libero nel suo pezzo sottolinea come negli ambienti finanziari si parli già di un accordo di massima trovato tra il fondo PIF e la famiglia Zhang per una cifra che si aggira sul 1 miliardo di euro. Le parti si sarebbero incontrate qualche settimana fa in occasione del match di Champions League tra i Nerazzurri e Real Madrid, andato in scena a San Siro. Vi ricorderete com'è finita quella partita. Nonostante la trattativa proceda, un nodo cruciale che il PIF intende sciogliere prima di dare l'accelerata definitiva è la questione stadio. Tutti questi investitori nuovi, e qui dobbiamo riflettere sulla questione, vi ci faccio riflettere dopo, vogliono lo stadio di proprietà, vogliono che ci sia il nulla osta e il via libera per dar vita appunto ad uno stadio di proprietà, che significherebbe ovviamente business, più soldi, più entrate, più introiti. E i terreni bonificati intorno all'impianto eventuale. Un progetto però che cozza un po' con le intenzioni della giunta Sala, che fino ad oggi ha discusso il progetto di un nuovo stadio che sostituisse l'attuale Meazza, nel quale sia Inter e Milan giocassero le loro partite. E ok. Non solo calcio, i sauditi sono interessati anche ai grattacieli di Milano. Io vi rileggo quello che ho già letto, anzi che Fabio ha letto in un video sul secondo canale, perché voglio farvi riflettere sulla questione. Allora, i proprietari di club più ricchi del mondo. Allora,
vi leggo semplicemente Nasser Al-Khelaifi, 6,5 miliardi all'ottavo posto. Vi leggo Roman Abramovic al quinto posto con 9,6 miliardi. Vi leggo al quarto posto Andrea Agnelli con 11 miliardi. Lo sceicco Mansour, 22,2 miliardi. Sceicco del Manchester City al secondo posto, da 22,2 miliardi. Quelli che hanno acquisito Newcastle e che potrebbero acquisire l'Inter c'hanno 320 miliardi, cioè da 22,2 miliardi a 320 miliardi. Ragazzi, state capendo di che cosa stiamo parlando? E adesso voglio arrivare ovviamente al discorso, a quello che io penso. Qualcuno sta parlando di smentite, qualcuno sta parlando di conferme, quindi ancora non possiamo sapere effettivamente quello che sarà, però che c'è la voce in giro, ragazzi, è una cosa risaputa già da tempo. Quindi io per il momento resterei nel mezzo, però insomma, secondo me qualcosa di vero potrebbe anche esserci. C'è chi sta parlando solamente di speculazioni per il caso Newcastle, per aiutare l'affare Newcastle. Io onestamente non vi posso dire cose che non so. Quello che io sto realizzando e mi sto rendendo conto in realtà, ragazzi, è che il calcio negli ultimi anni si sta evolvendo in una maniera molto molto particolare. Fino a qualche anno fa esistevano i patroni in Italia, no? Esisteva il Moratti della situazione, il Berlusconi della situazione, i Sensi della situazione, che erano dei grandi tifosi di quella squadra e che cercavano di fare del tutto, anche indebitarsi, pur di riuscire ad ottenere determinati traguardi con il proprio club, quello che amano, che amavano, no? Quello che sta succedendo al giorno d'oggi, ragazzi, e lo stiamo vedendo già dall'inserimento praticamente degli sceicchi nel mondo del calcio, è un qualcosa che va più solamente sul business. Quindi interesse per quella squadra sì, ma volto ovviamente a fare affari, volto a portare il club in alto innanzitutto dal punto di vista economico e da tutto quello che gli gira intorno, per quello, gli stati di proprietà, le cose. Vogliono creare dei brand veri e propri, conosciuti in tutto il mondo, che fatturano. Cosa diversa rispetto al come posso dire, all'obiettivo principale dei vecchi patron, innanzitutto di portare al vertice le squadre e poi eventualmente a crearci un business intorno. Sarete d'accordo con me, converrete con me, Moratti, gli stessi Sensi, ragazzi, se sono indebitati, hanno speso un sacco di soldi per cercare di portare le squadre ad obiettivi importanti. Oggi si pensa a tutto quello che c'è intorno. Mi metto nei panni di un tifoso dell'Inter, non sono un ipocrita, ovviamente sbarri gli occhi e dice mamma mia, ragazzi miei, ma sapete che significa tutti questi soldi che potrebbero eventualmente entrare? Però mettetevi anche nei panni di un neutrale, di uno che guarda il mondo del calcio senza di fare alcuna squadra, ed è qui che voglio farvi arrivare, ragazzi. Mi rendo conto veramente che il calcio si sta evolvendo in una maniera assurda, perché sono sempre di più gli investitori scioppone, li vogliamo chiamare così, che potrebbero portare, secondo me, alla lunga ad una sorta di forse crisi del mondo del calcio, forse è un termine un po' forte, però si rischia di far perdere, secondo me, l'interesse al medio-lungo termine, io parlo tra altri 15 o 20 anni, forse proprio al mondo del calcio. Perché se c'è una cosa che sto capendo è che ci sono dei club, ma poi in un periodo di crisi così importante, in cui i soldi fanno ancora di più la differenza, ragazzi miei, potrebbe essere ancora più accentuata questa cosa, no? Si rischia di arrivare ad un punto in cui ci saranno quei 4 o 5 club che ci avranno il predominio economico e di conseguenza, ragazzi, al 90% anche a livello di campo. Le squadre più piccole in questo modo, ragazzi miei, sono sempre più disincentivate ovviamente a raggiungere degli obiettivi sportivi importanti, perché la situazione Champions, insomma, sarebbe un'egemonia che, capite, diventerà veramente d'élite, no? E si forse arriverà ad un punto in cui, ecco, quelli che tifano squadre piccole o medio piccole, che vedono queste realtà all'interno dei singoli campionati, potrebbero perdere interesse nel mondo del calcio. Io per questo dico, sì, discorso Superlega, non voglio rientrare nel discorso, sapete il mio parere personale. Investitori nel mondo del calcio ben vengano, però ragazzi credo che sia anche fondamentale e necessario, e non lo dico da ipocrita perché non c'è la Roma di mezzo, lo avrei detto a prescindere,
È il caso che si rivedano le norme del fair play finanziario? È il caso che si vada verso il salary cap? È il caso che si vada verso un limite di spesa massimo che i club possono affrontare? È il caso di provare ad evitare ovviamente le sponsorizzazioni fittizie che ha fatto il Paris Saint-Germain, operazioni con cui è riuscita Neymar, Mbappé? Bisogna fare salvaguardare il mondo del calcio sotto questo punto di vista, a mio modo di vedere, perché, lo ripeto, a medio-lungo termine si rischia di saturare il settore del mondo del calcio e di far perdere interessi e interesse alla massa, perché ragazzi, alla fine non è che tifano tutti Paris Saint-Germain, Manchester City, iniziano a starci 5, 6 o 7 club, l'egemonia diventa quella solo per loro e io credo che gli altri club che, visti i tanti soldi che hanno a disposizione sti club, perdono proprio i tifosi, perdono proprio l'interesse di seguire il calcio ed è questa una cosa che io vorrei evitare, dare la possibilità anche a quelli che hanno meno disponibilità economiche comunque nel loro piccolo di poter fare qualcosa. Quindi speriamo che ci si muova verso questa direzione per evitare che club di questo tipo possano comprare come se non ci fosse un domani Mbappé, Haaland, Neymar, anche se ormai iniziano ad essere parecchi i club, quindi i calciatori eventualmente avrebbero anche la scelta, no? Però si rischia sempre di andare al rialzo, di alzare sempre di più gli stipendi ai calciatori proprio per convincerli, no? A cambiare maglia e visto che l'attaccamento alla maglia ormai dei calciatori è veramente poca poca roba, lo ripeto, la mia paura è che si arrivi ad un punto di saturazione tale che potrebbe esserci una crisi nel mondo del calcio. Lo sto ipotizzando io, è un mio puro e semplice parere personale, perché ripeto, non tutti tifano quelle 4-5 squadre più ricche del mondo, ma il divario sta sempre più, potrebbe aumentare ancora di più rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Vorrei sapere la vostra qui sotto nei commenti. E niente, vi saluto così, alla prossima con un nuovo video.